Lei? Lo prende caffè? Grazie. Mi deve 2000 lire. Non ho i soldi più con me, mi scusi. Sì? Non me li ha ancora dati quei soldi? Non si fa così. Mi scusi, non sapevo che fosse così urgente. Eh certo, si fa passare il tempo e poi uno se ne dimentica. C'è un po' di confusione. Tipica abitudine delle ragazze di buona famiglia. Tanto poi c'è sempre qualcuno che rimette in ordine. Che bella! Chissà quanto costa. Ma cosa sta facendo? Non si agiti. Prendo solo i miei soldi. Arrivederci. E dia una sistemata. Non è poi così male qui. Cosa sono? Poesie. Preghiere giapponesi. È credente? Sì. Credo nell'amore. Ah. Ed è sposata? No, non ancora. E come si chiama? Sì. È l'uomo che vorrebbe sposare. Si chiama Marco. Beh, è un tipo fortunato. Perché? Oh, non so. A volte parlo così senza pensare. Ma perché lei è così triste? Chissà se questo Marco se ne accorge. Ma è così evidente. Appena l'ho visto ho pensato, ma questa donna è proprio triste. No. Sì, sì, invece sì. Comunque secondo me andrà bene. Lo sposerà. Sì. So se augurarmelo. Io sono stata sposata e sto molto meglio da sola. Non ci siamo ancora presentate? Sara. Angela. Signora. Sono molto disordine. Mi hanno detto che era andata a fare due passi. Piacere. Levi. L'avvocato mi ha molto aiutato. Non so come farei senza di lui. La signora è sempre in vena di complimenti. La trova molto bene. Ho un po' freddo. Mi accompagna dentro? Sì. Arrivederci. E si tiri un po' su. Conciata così non la prende nessuno. Guardatelo, con quella faccia da innocente. Chi ti crede di ingannare? Mi ha succhiato il sangue. Non ti voglio più vedere. Tornatene da tua moglie. Ti odio. Ha visto? È triste. Non è possibile continuare così. Svegliata. Stavo sognando. Ero seduta vicino a mia zia Elena, in un grande sofà, e c'erano pure tutte le sue amiche. Erano venute a prendere il tè. Allora mi sono alzata per salutarle. Loro hanno detto: com'è bella, com'è cresciuta. E io invece ero cicciona, avevo delle cosce enormi. Mi sono vergognata da morire. Ero veramente così da bambina. Poi crescendo mi sono allungata, per fortuna.
Questo sofà lo adoravo. Li ho sempre adorati, i sofà. In questa stanza non c'è un sofà. Non è una bella cosa. Lo dica l'amministratore. Lo pago, eh? Non è un problema per me. Ho così tanti soldi e non so che farmene. Mi disturba? Sono venuta a salutarla, me ne vado. Beh, era ora. Non ho mai capito perché stava qui. Aspettavo il momento giusto. Adesso è arrivato. Non lo dica a nessuno, non ho voglia di dare spiegazioni. Mi dispiace che se ne vada. È l'unica persona che ha qualcosa da dire qua dentro. Anche lei mi è molto simpatica. Perché non viene via con me? Fin dei conti non la trattiene nessuno qui. Viene a casa mia qualche giorno, andiamo al cinema, parliamo un po'. Pertanto se non è contenta può sempre tornare. La ringrazio, cara, ma io sono malata. Sto molto male. Anch'io. Per questo che me ne vado. C'è l'autobus. Ho capito, cara. Non pretenderà che mi metta a correre. Andiamo? No, scenda. E scenda? Ma benedetta ragazza, ma si può sapere cosa le passa per la testa? Andiamo in taxi. Taxi? Ma dove lo troviamo? Poi chissà quanto costa da qui a Roma. Stia tranquilla, ci penso io. Lei dà i numeri però, eh? Gli autobus mi mettono tristezza. Signorina, sono Recanati, quello del violoncello. Ci siamo visti anche al parco, si ricorda? Sì. Scusi, sta andando in città? Sì. E allora sia gentile, ci dia un passaggio. Certo. Cosa fa lì imbambolata? Si muova. Poi quel giorno non è più venuta, come mai? Non stavo bene. Ma ha intenzione di provare prima o poi? Lo so, forse. Lo sa che proprio oggi ho pensato a lei? Che strano. Guardi, non sia insistente. La signorina è innamorata di un altro. Come si chiama? Marco? Sì, me lo ricordo perché è un bel nome, semplice. Si fermi? Vorrei andare in bagno. Potete andare? Io rimango qui. Ma sono più contenta così. Sa perché? In fin dei conti lì ci sto bene. Non devo pensare a niente. Faccio una vita da signora. L'unico problema è la solitudine. Ma adesso che c'è lei che mi viene a trovare,
Verrà, no? Certo. Mi dispiace solo che la lascio con quello lì. Non mi piace per niente. Ha una faccia da fesso, ma chi è? L'insegnante di violoncello. Di violoncello lui, con quell'aria malvissuta. Ha visto che non porta la camicia sotto il pullover? Eccolo. Lui sì che è un uomo di classe. Non l'ho mai visto con una cravatta sbagliata. Le dispiace pagare? Dopo gliele rendo. Sera. Sera. Sono contenta di vederla. Dove? Buonasera. Buonasera. Si riguardi, eh? Vedrà che tutto andrà bene con quel Marco. Io in queste cose non mi sbaglio mai. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. La riporto alla villa? Sì, ma dobbiamo per forza andarci subito? No, non subito.